Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Federica Ciccone, che proprio oggi festeggia il suo 21esimo compleanno. A Federica, al papà Michele, che conosco da tempo, alle sorelle Claudia ed Emilia, vanno davvero gli auguri più sinceri ed affettuosi da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Federica Ciccone, che è oltre ad essere una ragazza sicuramente sempre professionale, fa anche parte dello staff delle hostess allo stadio di Selvapiana la domenica in occasione delle partite del Campobasso. Ancora nessuna decisione sulla ripresa del calcio in Italia. Nel question time di questa mattina intorno a mezzogiorno al Senato è intervenuto il ministro dello sport Spadafora, il quale ha parlato di una possibile ripresa graduale anche degli allenamenti, mentre sui campionati di calcio è stato abbastanza laconico affermando vediamo. Dal 3 maggio in poi dunque si può presumibilmente tornare ad allenarsi in forma individuale anche per gli sport di squadra. Inoltre il titolare del Dicastero dello Sport ha confermato l'intenzione di estendere a tutti i collaboratori sportivi il bonus di 600 euro, misura che sarà probabilmente inserita nel prossimo decreto economico. Le società di calcio della massima serie da par loro hanno offerto la propria disponibilità a riprendere i giochi, ma a delle condizioni. I club chiedono di non essere esclusi dal dibattito sull'adeguatezza e sulla fattibilità dei protocolli sanitari, che gli stessi protocolli devono rispettare le ragionevoli stime di disponibilità dei sistemi di screening. Inoltre chiedono che qualsiasi provvedimento federale volto a favorire la ripresa del campionato dovrebbe anche precisare su chi incombe la responsabilità penale e patrimoniale in caso di contagio di giocatori. Il mondo della Lega Pro e quello della Serie D sono strettamente correlati. A proposito della vecchia Serie C, giunga un forte augurio di una pronta guarigione al calciatore delle giovanili del Vicenza, Edoardo Bolzon, vittima ieri sera di un'emorragia cerebrale ricoverato in condizioni critiche da ieri presso l'ospedale di Treviso. Tornando al calcio, la proposta della Lega Pro di bloccare i ripescaggi e decretare 4 promozioni, di cui una a sorteggio, ha ricevuto una pioggia di critiche da tutti gli angoli del calcio. Facile che il prossimo 4 maggio possa essere cestinata. A questo punto cosa fare? Difficile che le serie minori possano osservare i protocolli rigidi che valgono per la massima serie. Lo ha detto ieri anche il tecnico del Campobasso, Mirko Cudini, da noi interpellato sull'argomento. A detta di Cudini, qualora si dovesse interrompere la quarta serie, come secondo lui accadrà, sarebbe giusto sancire 9 promozioni in Lega Pro corrispondenti alle prime classificate al 1 marzo. Cudini si augura che avvengano eventualmente più promozioni possibili, non trovandosi il suo Campobasso in una posizione privilegiata. Effettivamente questa indiscrezione su 2 possibili squadre promosse dalla D alla C era circolata nelle ultime settimane, ma per ora non trova alcun riscontro pratico. Cudini aggiunge pure di non volersi trovare nei panni di chi sarà chiamato a decidere su promozioni e retrocessioni. In generale il meccanismo di chiusura dei campionati dalla B alla D e anche in quelli appena inferiori darà vita ad un effetto domino. Ogni verdetto avrà effetti a cascata anche sulla categoria prossima a quella interessata. Per ora si viaggia sulle deduzioni o sensazioni, in molti concordano nel dire che, fatta eccezione per la Serie A, per tutte le altre categorie sarà molto complesso rispettare un protocollo così rigido come quello stilato dai medici della FIGC e sottoposto al vaglio del governo, forse anche per la stessa Serie B, che tuttavia potrebbe comunque essere portata a compimento. In Olanda il Premier ha decretato lo stop a ogni manifestazione sportiva, anche a porte chiuse. Il massimo campionato così potrebbe essere già finito. L'UEFA ha raccomandato di portare a termine i campionati, ma Čeferin ha sempre detto che l'ultima parola spetta ai governi.
Per il calcio di Serie D, protagonista di questa stagione con la maglia del Notaresco, l'attaccante Sansovini, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione. Il 1° marzo, giorno in cui le formazioni di quarta serie sono scese per l'ultima volta in campo prima dello stop forzato causa coronavirus, il Notaresco ha disputato il suo terzo derby nel girone di ritorno. Una sconfitta, quella contro l'Avastese, che unitamente al KO contro il Porto Sant'Elpidio della domenica precedente, ha permesso al Matelica di superare in classifica lo stesso Notaresco, attualmente a quota 52 punti condivisi con il Campobasso. Tra le fila degli abruzzesi, l'attaccante Marco Sansovini, punta 39enne con alle spalle 10 anni in Serie B e tantissimi anni in Serie C. Marco Sansovini, trascinatore del Notaresco, in campo ti diverti e fai divertire. Qual è il tuo segreto? Ma innanzitutto il mio segreto è non avere segreti, ma fondamentalmente è fare questo mestiere, questo lavoro con passione. Poi sono arrivato qui in questa società che mi ha subito fatto sentire a mio agio e soprattutto con i miei fantastici compagni a cui sono molto legato. Un giudizio sul campionato fin qui da voi condotto, vi ritenete soddisfatti o avete qualche rimpianto? Siamo sicuramente soddisfatti di quello che abbiamo fatto perché siamo partiti con ben altre aspettative, però man mano che passavano le partite ci siamo resi conto di essere una compagine fastidiosa, difficile da affrontare. Rimpianto è quello chiaramente di esserci fermati un po' per tutto il sistema calcio, ma soprattutto perché comunque eravamo ancora nel pieno di questa gara per andare in Serie C. La speranza è che la nostra nazione si rialzerà anche attraverso il calcio. Secondo te il campionato di Serie D ripartirà? Non lo so, questa è una risposta che non sa nessuno, neanche gli alti vertici del calcio. Sicuramente il calcio è una grande risorsa sia a livello umano sia anche a livello economico per quanto riguarda il paese. E non so se si riesca a ripartire nell'immediato, la speranza è quantomeno è finire questa stagione, magari anche più là nel tempo, quindi oltre i termini classici, quindi magari anche finire ad agosto o a settembre per noi non sarebbe un problema, almeno per me. Come stai passando il tempo in questo periodo di reclusione forzata in casa? Come tutti, lo passo appunto qui in casa, cerco di allenarmi per conto mio, trovando dei piccoli spazi per correre, per allenarmi, fare forza, seguire il programma che ci hanno dato e basta, poi passo il tempo con la mia famiglia e le mie figlie. Tutto il mondo del calcio, compreso quello della Serie D e dei dilettanti dall'eccellenza alla terza categoria, è in attesa delle risultanze del vertice che appunto c'è tra il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in videoconferenza con tutte le componenti della FIGC e il comitato tecnico scientifico della federazione. All'ordine del giorno le misure per la ripresa degli allenamenti e misure a sostegno dell'intero movimento. Automobilismo, l'ultima uscita per Martina Iacampo è stata a Torino per la driver Molisana è stata costretta ad annullare altri appuntamenti che l'avrebbero vista protagonista nel settore rally. Un test nel mese di febbraio svolto a Torino durante la Corsa dei Campioni come tappa di avvicinamento al campionato italiano rally. Poi la pandemia ha bloccato tutto, compreso il sogno della molisana Martina Iacampo che era pronta a competere con i grandi delle quattro ruote. Ma per la portacolori della Molise Racing l'appuntamento Covid-19 permettendo è soltanto rimandato. Siamo in guerra batteriologica e purtroppo siamo fermi come tutti. Siamo fermi ma speranzosi, pieni di idee e di sogni da portare avanti. Purtroppo credo che tutti viviamo un momento storico molto particolare, soprattutto per l'impotenza e i dubbi che ci attanagliano, la salute, il lavoro e anche le passioni come la nostra. Quest'anno il programma era quello di correre il CIR, il campionato italiano rally. Per chi non lo conoscesse è il campionato maggiore a livello nazionale e dove ci sono appunto tutti i piloti più bravi con i quali volevamo andare a competere. E abbiamo iniziato ben presto, a febbraio, con un test a Torino durante la Corsa dei Campioni
per poter prendere feeling con la macchina e i vari settaggi che dovevamo andare ad utilizzare. In programma c'erano altri due test prima dell'inizio del campionato. Purtroppo la pandemia ha bloccato il campionato già dalla prima gara. Sicuramente riprenderemo, non so quando, ma torneremo a correre e prenderemo in mano il sogno di correre il CIR, che per ora diciamo che solo appoggiato nel cassetto. Nei rally in particolare è difficile mantenere la distanza tra pilota e navigatore nell'abitacolo. Quale potrebbe essere la soluzione da adottare a tuo avviso? Beh, sicuramente la disciplina del rally sarà una delle ultime a ripartire. Sono realista e penso che discipline come la nostra, come lo slalom, le salite, piuttosto che il ciclismo e la corsa, insomma, tutte quelle discipline che si svolgono all'aria aperta, su un circuito aperto, siano difficili da gestire. È naturale che le prime a ripartire saranno sicuramente le gare in pista, in quanto sono manifestazioni che si possono svolgere a porte chiuse e richiedono comunque la presenza di meno personale. Per quanto riguarda i rally, la vedo molto difficile, in quanto una cosa che non credo si possa superare è la distanza di sicurezza tra pilota e navigatore. Spero che si risolva tutto nel più breve tempo possibile e credo che qualsiasi soluzione sarà adottata, insieme ce la faremo e riusciremo a correre. In autunno dovrebbe corrersi il 25° Rally del Molise. La speranza è che l'emergenza sia alle spalle e la gara possa svolgersi regolarmente. Concordi? Beh, il Rally del Molise è il rally che porterò sempre nel cuore per una miriade di motivi. È un po' come sperare che si giochi il derby. E purtroppo però siamo veramente tutti sulla stessa barca. Da sognatrice ti dico solo che spero si corra. Da realista, purtroppo per come stanno le cose la vedo difficile. Ma da ottimista spero che trovino al più presto un vaccino in modo tale che questa situazione si risolva in fretta e si possa ripartire tranquillamente. E la manifestazione, il Rally del Molise, è non solo il rally che porterò sempre nel cuore, ma il rally di casa. E è una grande festa. Purtroppo credo che noi molisani, soprattutto per le persone che non seguono questo sport, non riusciamo a capire l'importanza di queste piccole manifestazioni che a livello nazionale ed europeo però vengono viste come grandi manifestazioni. Con dietro un'organizzazione veramente impegnativa. Il binomio con Acqua Molisia è risultato vincente, visti gli ottimi risultati ottenuti nell'ultima stagione. La collaborazione continuerà ancora? Sì, la famiglia Diorio anche quest'anno non mi abbandona e come ti dicevo prima abbiamo iniziato la stagione con la prima gara a febbraio a Torino e cosa faremo? Aspettiamo che la federazione ci darà indicazioni sui campionati e ripartiremo oppure riformuleremo la stagione 2020. Non ci fermiamo e non ci arrendiamo, in quanto se non riuscissimo a correre il CIR, comunque la cosa migliore per questo sport è passare il più tempo possibile su una macchina da corsa. Quindi riformuleremo sicuramente la stagione. Ne approfitto per ringraziare la famiglia Diorio e tutti gli operai e gli addetti all'interno dello stabilimento, in quanto penso che questo momento pieno di restrizioni, ma soprattutto pieno di dubbi e di paure, sia un momento difficile da affrontare. Sì, dovremmo convivere con il Covid, ma loro non si sono mai fermati. Come loro, appunto, tutti quelli che si occupano di beni di prima necessità, la sanità, insomma, cose che sa persone che conosciamo anche. E ringrazio da parte mia e da parte di tutto il team, tutte le persone che con il sorriso stanno andando avanti. E è proprio col sorriso che con Gino ci sentiamo e definiamo e cerchiamo di sognare le prossime gare. Ma non siamo abbattuti, siamo positivi. Sono positiva io, è positivo il team, è positiva la Molise Racing, l'FG Racing. E non vediamo l'ora di ripartire. Basket, lunga riunione per la Lega Basket Serie A, tanti i temi affrontati, giocare o non giocare a porte chiuse,
la Lega avrebbe formato una commissione che discute della problematica con il CONI per valutare le eventuali misure di sicurezza ed avere un'ipotetica data di ripartenza. Inoltre si sarebbe ipotizzata una diminuzione degli italiani obbligatori nella prossima stagione. Questo per innalzare il livello della competizione, visto che la qualità attuale dei giocatori nostrani non sarebbe adeguata, mentre le iscrizioni al prossimo campionato potrebbero slittare al 31 luglio rispetto al 30 maggio. Per il calcio regionale, nel suo secondo campionato d'eccellenza, il Roccasicura era lanciato verso la zona playoff. Ne abbiamo parlato con Scudieri, che ormai da anni fa parte del calcio molisano. Piero Scudieri, centrale difensivo del Roccasicura, il virus ha sconvolto la realtà, la tua situazione attuale, sei rimasto in Molise dalla tua ragazza e non hai riguadagnato il tuo domicilio in Calabria, forse proprio per paura che qualche decreto ministeriale ti impedisse poi di tornare nella nostra regione. Stiamo a parlare di un virus che ha messo capo un intero mondo, in cui ha fatto migliaia di vittime, ne sta facendo ancora tuttora. Adesso è attaccato anche dall'altra parte del mondo, gli Stati Uniti eccetera, e diciamo è grave anche perché ha stroncato la nostra quotidianità, i nostri giorni vengono svolti in maniera diversa, dobbiamo stare chiusi in casa e non poter uscire, o se bisogna uscire bisogna giustificare il motivo, però se sono queste le regole da seguire per uscirne, bisogna farlo, soprattutto bisogna attenersi alle regole del governo. Sì, sono rimasto qui in Molise perché ho preferito venire qui a Ripolimasani, dove c'è la mia fidanzata, per non scendere affinché poi non potessi più salire, visto le normative restrittive da parte del governo, soprattutto perché qui diciamo c'è la mia attività calcistica e soprattutto quella lavorativa. Hai giocato anche in Piemonte, al nord la questione è un po' più delicata, hai scambiato qualche battuta con i tuoi ex compagni? Sì, ho vissuto lì un anno e mezzo, due stagioni ho fatto e ho diversi amici, mi sono anche confrontato con loro soprattutto per sapere come stavano loro e le loro famiglie, però tutti bene, quelli che conosco, e so che lì non se la stanno passando in maniera tranquilla, visto che è stato l'epicentro, diciamo, di questa pandemia. Spero che si risolva tutto al più presto e penso che loro molto probabilmente non torneranno in campo perché, vista la difficoltà che stiamo attraversando come Italia, come a livello economico, è difficile terminare, soprattutto lì sopra, i campionati calcistici, almeno quello che penso io e quello che ci siamo detti con i miei compagni. Ci sono società che alla luce dei grossi investimenti manifestano tutto l'interesse per riprendere le attività, ad altri sodalizi invece fa comodo che non si torni in campo e la decisione ovviamente spetta agli organi di competenza, tu come la vedi? Sì, è vero, so di questa cosa che molti presidenti vogliono tornare a giocare, scendere in campo, anche perché diciamo un giusto motivo per soddisfare i propri sforzi fatti nell'anno calcistico, soprattutto finire il campionato significherebbe garantire la promozione a chi è stato davanti tutto il campionato, o chi sta nei grilli playoff come il nostro caso Roccasicura, o decretare la retrocessione. So che non è facile perché sono sempre in stretto contatto con il mio amico Antonio Trovato, un altro presidente dell'equipe Campania, che diciamo ci tutela. Però molti presidenti vogliono, molti presidenti no. È difficile perché nelle nostre categorie non ci sono strutture necessarie, grandi soprattutto strutture che possono consentire, diciamo, le regole che vuole il governo, e soprattutto non ci sono anche le disponibilità economiche per eseguire sia tamponi o avere dei dottori a bordo campo a fine allenamento. Spero che la prima cosa è che si risolva il prima possibile, che si trovi un vaccino a tutto ciò e soprattutto che torneremo alla normalità, poi il resto viene da sé. È vero, ci sono anche le spettanze economiche che devono prendere i calciatori, però ora come ora la prima cosa è la salute, poi tutto il resto verrà. Un saluto a tutti, restate a casa e andrà tutto bene. Ciao!
Parliamo adesso degli appuntamenti sportivi estivi. Tra i tornei che negli ultimi anni ha riscosso maggiore successo c'è sicuramente il torneo di futsal di Limosano. L'edizione della prossima estate resta naturalmente in bilico. Ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori. Davide Caserio, mister del Sant'Angelo e Limosano, è anche nostro amico organizzatore del torneo Coste del Lago. Con la SD Sant'Angelo e Limosano stavate disputando un ottimo campionato a ridosso dei playoff. Soddisfatto della stagione? Quest'anno con la squadra la stagione si può dividere in due parti, nel senso poi alla fine ci siamo stoppati a fine febbraio, quindi diciamo che il campionato era stato giocato quasi per i due terzi. E quindi diciamo che il primo terzo del campionato abbiamo avuto molti problemi a livello di uomini, quindi abbiamo fatto dei risultati molto non proprio positivi, ecco. Però dopo, con il recupero di tanti giocatori, con l'arrivo anche di due giocatori che ci sono venuti a dare una mano molto, molto importanti, Bredice e Minotti, che si sono aggiunti al nostro capocannoniere Luciano, che tanti giovani che abbiamo in squadra, che veramente sono veramente delle promesse del calcio, anche questa per noi è veramente una, diciamo, è veramente un peccato perché questi ragazzi stavano crescendo fortemente questa stagione e quindi eravamo quasi sicuri, e anzi noi eravamo, lo siamo perché ci siamo ripromessi tra di noi, ci siamo stretti, e che comunque vadano le cose quando tutto sarà finito, la stessa squadra riprenderà anche la nuova stagione, adesso non lo so che cosa succederà, la riprenderà tutti insieme perché siamo sicuri che questo gruppo è un gruppo che può ambire alla promozione. Ne siamo veramente convinti. Detto questo, ecco perché ci dispiace tanto che ci siamo bloccati, perché abbiamo recuperato una squadra al completo, con i giovani che stavano crescendo tantissimo, con il pubblico che adesso ci cominciava a seguire, quindi tante cose che si sono bloccate. Tu sei un componente fondamentale del famoso torneo Coste del Lago di Limosano. Pensi che si possa disputare in questa stagione, anche in un altro mese, oppure avete già preso dei provvedimenti? Del Lago, capitolo Coste del Lago, altro capitolo molto dubbioso, nel senso che in questi anni, grazie anche a voi a Telemolise, eravamo cresciuti tantissimo. Infatti, non ti dico, non vi nego che addirittura già da gennaio parecchi giocatori di futsal che, come abbiamo ben visto in regione, sta prendendo sempre più piede il futsal. Tra i ragazzi, tra i giovani, i meno giovani, quindi praticamente prima se era il 10% 10 anni fa che giocava a futsal e 90% nel calcio, adesso non mi voglio sbilanciare, ma secondo me in Molise abbiamo un 50 e 50, nel senso che veramente tanti amici, tantissimi altri ragazzi più giovani che conosco, anche grazie al calcetto di Mosano, o delle partite che vado a vedere il futsal, si sono spostati verso il calcio a 5. E quindi il nostro torneo di calcetto, che in questi anni, anche grazie, come vi ho detto prima, a Telemolise, sta crescendo alla ribalta regionale, e ne beneficiava tantissimo. Perché? Perché tutti giocano a futsal. A Limosano abbiamo questo grandissimo nuovo campo sintetico, bellissimo, che viene usato solamente per il torneo a Limosano e per gli alunni della scuola che ci vanno una volta a settimana un'oretta, quindi pensate, il terreno, il suolo di erba sintetica è praticamente nuovo, in più la cornice è spettacolare per chi è venuto e lo sa del ristorante Coste del Lago che ogni anno ci dà una mano, ecco perché il torneo si chiama Coste del Lago, in più la cornice della vecchia parte di Limosano dietro al campetto che si vede con il tufo. È una cosa sensazionale. E noi speriamo di poterlo organizzare anche quest'anno, anche se le cose da come stanno parrebbero non possibili. Però noi crediamo fortemente di poterlo fare, e se
non ce la faremo, magari punteremo già al prossimo anno con tante sorprese. Avevamo pensato già a tante cose quest'anno, però adesso siamo un po' bloccati perché effettivamente ci sono altre cose a cui pensare. Chiudiamo oggi l'edizione del nostro TG Sport con una clip del Campobasso pubblicata ieri per ringraziare medici e operatori sanitari del Cardarelli. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio.